Senatore Gianni Crosio, un ulteriore passo avanti per la provincia di Sondrio? Sì, quello di oggi è un passo fondamentale, fondamentale perché in commissione il presidente di ANAS Ciucci e il vice ministro Nencini hanno presentato questo documento che ci sta molto a cuore, in cui sono previste tutte le opere che ANAS farà nel triennale e tra cui la tangenziale di Tirano. Questo è il famoso accordo di programma fra il Ministero delle Infrastrutture ed ANAS. E noi abbiamo vigilato affinché tutto procedesse per il meglio. È andato tutto bene, nella commissione non sono state rilevate problematiche, per cui ecco, da subito operativi. Questa è una risposta a chi diceva che questo accordo di programma non c'era? Ma qualcuno dimentica quanto lavoro è stato fatto in questi anni. La storia viene da lontano e tutti i governi che si sono succeduti nel paese dal 2004 ad oggi hanno preso atto della grande coesione territoriale, una lobby territoriale nella sua eccezione positiva. E questo ci ha fatto far sì che giungessimo a Roma non con il cappello in mano, ma con una seria trattativa da fare con il Ministero, con i governi, per cui è una grande vittoria del territorio, come più volte abbiamo sottolineato. Ricordo il grande apporto di Regione Lombardia, dell'amministrazione provinciale, del BIM e addirittura della Camera di Commercio, per cui questo processo virtuoso politico-amministrativo della provincia di Sondrio credo che sia un caso unico in tutto il paese, ma questa è stata la nostra forza, per cui non c'è bisogno in questo momento, come dico io, una battuta, di inventare l'acqua calda, l'acqua già calda, bisogna solo tenerla calda, ecco, per cui nessuno che canti fuori dal coro e che segua esattamente il processo virtuoso che abbiamo messo in campo in questi anni. La domanda che si pongono i cittadini di Sondrio e della provincia ora è quando potrebbero iniziare i lavori e quando potrebbe diventare realtà questa tangenziale? Bene, adesso c'è tutto l'iter procedurale, le scartoffie devono passare da un ufficio all'altro a Roma e su questo bisognerà essere molto vigili. C'è la conferenza di servizi che deve essere indetta dal Comitato Interministeriale di Programmazione Economica, in cui parteciperanno tutti gli attori del territorio e non solo. Dopodiché potrà finalmente giungere al CIPE per l'approvazione finale. Dopodiché ANAS nel Consiglio di Amministrazione darà il via all'opera, che sarà appaltabile, e ragionevolmente possiamo ipotizzare che l'appaltabilità dell'opera andrà con l'inizio del 2016, decisamente prima delle aspettative.